Buongiorno, ben ritrovati a tutti, cari telespettatori di Fano TV. Questa è la rassegna stampa del giorno. Occhio ai giornali. Oggi è giovedì 10 settembre. Allora, andiamo subito a vedere il santo. Oggi è San Nicola da Tolentino. È stato un sacerdote. Il sole sorto alle 6:41 e tramonterà alle 19:30. Allora, per quanto riguarda le previsioni del tempo per oggi, avremo cielo sereno poco nuvoloso. Per domani, venerdì, lo stesso cielo sereno poco nuvoloso. Per sabato 12 settembre, lo stesso cielo sereno su tutta la regione, con temperature addirittura in lieve aumento. La giornata di domenica e i primi giorni della prossima settimana saranno caratterizzati invece da nuvole in transito, possibili precipitazioni comunque confinate ai settori interni. Allora, la pagina di Pesaro del Messaggero per cominciare la nostra rassegna stampa. Allora, bombardato dalla bellezza, Dario Franceschini, il ministro, ieri è giunto a Urbino, ha visitato Urbino, Pesaro, Fano e dice: ho rischiato la sindrome di Stendhal, sia la candidatura a città della musica per quanto riguarda Pesaro, poi l'idea di ospitare l'ex presidente della Repubblica Giorgio Napolitano per l'anniversario del Cigno. Intanto vedete in questa fotografia Ricci, il sindaco di Pesaro, al centro con il ministro Franceschini, insieme con il vice Daniele Vimini. Insomma, Ricci che dice: mai come oggi, mai come ora, l'intesa con il governo. Poi le pagine interne invece del Messaggero, con la pagina delle Marche, si occupa di politica. Il Partito Democratico cresce il fronte contro il segretario Comi, quindi il congresso adesso per il partito si fa più vicino verso la Leopolda Marche. Anche Ceriscioli orientato a prendere le distanze dal suo segretario. E qui in questo articolo si legge, e potrete leggere anche dei pressing che poi sono azione che si fa di solito per sistemare quella cosa o quell'altra. Pesaro, città della musica, la sosterrò, dice il ministro Franceschini, alla Domus poi al Duomo, Casa Rossini fino al Conservatorio. Ho rischiato la sindrome di Stendhal, e Ricci rivela l'intenzione di coinvolgere l'ex presidente come testimonial per l'anniversario del Cigno. Intanto le fotografie, vedete. Poi si parla e si è parlato anche della tratta, ex tratta ferroviaria Fanurbino, che il ministro ha detto va protetta e vincolata, altro che pista ciclabile. E naturalmente si è parlato anche del biglietto unico per i musei del territorio, e quindi ieri ne ha parlato appunto il ministro Dario Franceschini. È arrivato in piazza 20 settembre insieme al sindaco di Pesaro Matteo Ricci, poi è andato al teatro, ha visitato il Teatro della Fortuna, dove ad attenderlo c'era la sovrintendente della Fondazione Katia Amati insieme al sindaco di Fano Massimo Seri, eccetera eccetera. Insomma, c'era anche Renato Claudio Minardi, il vice Marchegiani. Bene, poi sotto anche qui cultura e turismo insieme, strategia che coinvolgerà i privati. Insomma, le pagine dei giornali questa mattina parlano di questa visita e tutto sommato fanno un resoconto più che positivo di questo incontro con il ministro. Poi invece i problemi quelli di tutti i giorni. Vedete questa fotografia, questa è la foto che fa vedere un po' la situazione all'interno dell'alberghiero Santa Marta di Pesaro. Gli studenti puntano il dito contro la politica, durissima lettera aperta dei ragazzi: il nostro futuro messo a rischio da chi pensa soltanto al proprio. Non è vero, basta girare pagine del giornale, qui siete a pagina 40, andate 39, quella che ho visto prima, e lì c'è la risposta. Come dargli torto questi ragazzi? Parte la fiera di San Nicola con 600 bancarelle, l'ultimo appuntamento dell'estate. Poi gli hotel, quelli stagionali almeno a Pesaro, chiuderanno. Il nome di Pesaro ora è spendibile. Il presidente dell'ASPES, scusate, Pieri, evidente cambio di passo sul turismo. Adesso siamo più riconoscibili anche per gli eventi congressuali. Leggiamo la pagina di Fano, perché altrimenti a casa si arrabbiano e dicono: ma che è sta roba? Tutto Pesaro. Ragazzi, che ci dobbiamo fare? Tutto Pesaro, in effetti. Allora, la pagina di Fano del
del Messaggero. Welfare, licenziata la direttrice, sono in assoluta buona fede. Provvedimento dell'ufficio disciplinare, dopo un'accurata e complessa istruttoria, il fatto risale al 2013 ed emerse dopo il blocco di pagamenti di alcune, ad alcune cooperative. L'assessore Bargnesi, leso, dice in modo irreparabile il vincolo fiduciario. Provvedimento doveroso, convocherò i sindaci d'ambito. Si parla poi della ciclabile Fano Fenile sul Messaggero di questa mattina, poi si parla del Fano Grosseto, vertice al MIT, un incontro con il vice ministro Nencini, l'opera è prioritaria entro il 2020. Poi cancellata la lottizzazione a Centinarola, sono stati gli stessi proprietari a chiedere di tornare alla destinazione di uso agricolo dei terreni. Migranti, questa sera documentario, poi domani marcia al Pincio. E adesso l'altra pagina del Messaggero con il brodetto, le zuppe di pesce che stanno per essere cotte sui fuochi degli chef che animeranno questa edizione del Festival del Brodetto che sta per cominciare, comincerà oggi pomeriggio. Allora, pagina di Fano anche per il Corriere Adriatico, a centro pagina anche qui la vicenda del licenziamento della dirigente Battistini, l'assessore Bargnesi, lesione irreparabile del vincolo fiduciario, mentre per il Movimento 5 Stelle di Fano la Battistini è soltanto un capro espiatorio. Poi sotto salvataggi in mare, quando la sicurezza da spettacolo, sabato c'è stata un'esercitazione pubblica della SEA School K9 con i cani protagonisti alla spiaggia di Gabbiani. Poi sopra, sempre sul Corriere di oggi, trasferire gli uffici dei servizi sociali costa 120.000 euro. L'altra pagina del Corriere Adriatico. Fano, profumo di brodetto, taglio del nastro giallido per la kermesse più gustosa della Riviera. Questa edizione ha come tema la cooperazione italo-balcanica e il punto di vista adriatico. Poi Mille Voci si prepara ad accogliere i profughi, ma l'associazione è in cerca di una sede. Domani manifestazione alle ore 18 al Pincio, la marcia delle donne e degli uomini scalzi. Fano Valle del Cesano, da Pergola aumentano le tariffe degli autobus per più 60% per Pergola Fano e Pesaro Urbino. Il sindaco di Pergola Baldelli dice tutto questo grazie a Ceriscioli. Da saltare invece, comuni della Val Metauro, la fusione vacilla, non tutti i sindaci delle quattro realtà spingono sull'acceleratore. Rossi dice meglio l'unione, Marta Falcioni e Claudio Guccioni, i più convinti, oggi ci sono opportunità che potrebbero non tornare. E qui adesso che giustamente, come si diceva ieri, su tutti che vogliono fondersi, anche perché i soldi veramente sono finiti, ormai fare il sindaco è come, insomma, è un'impresa dura, insomma, non ci sono più soldi, dicevo. La fusione, allora si parlava anche di Fano, la fusione di Fano con San Costanzo, oppure fondere la città di Fano oppure Cartoceto con Fano, però Cartoceto già fa parte di questa unione dei comuni, magari si potrebbe spostare Cartoceto, uscire da questa unione dei comuni e quindi entrare con Fano. La stessa cosa si sta ragionando con San Costanzo, vedremo, ci sono dei movimenti. Per il momento c'è solo Monbaroccio, ma anche perché Monbaroccio ha dei problemi di bilancio, adesso lo vedremo tra un istante. Il Corriere Adriatico di Pesaro sulla nuova scuola al campus, si farà con i fondi INAIL, mettere a norma l'alberghiero costerebbe di più, il Consiglio dei Ministri risponde alla provincia. L'istituto progettato sorgerebbe su un terreno che è già di proprietà dell'ente di Via Gramsci. Poi l'altra pagina invece del Corriere, vedete, sì, aumentano i biglietti. Abbiamo visto anche quanto costa un abbonamento da Pergola a Fano per gli studenti, 600 e passa euro, però nello stesso tempo Adriabus, qui vedete il presidente Giorgio Londei,
annuncia di aver acquistato 12 nuovi autobus, mezzi a basso impatto ambientale, sia urbani che extraurbani. Andiamo adesso sul resto del Carlino. Dicevamo di Monbaroccio. Monbaroccio merita soluzioni brillanti, altrimenti falliremo per 400.000 euro. L'opposizione è attendista, valuteremo solo gli impegni messi nero su bianco, cioè quelli scritti, perché qua a parole tutti siamo bravi, però bisogna vedere poi quali saranno le convenienze. Allora, perché la domanda di Solidea Vitali Rosati, che ha scritto questa, che ha fatto questa intervista, perché date il commissariamento così per scontato? Perché da consiglieri conosciamo i conti del comune di Monbaroccio. Quest'anno abbiamo chiuso il bilancio non pagando 184.000 euro di forniture. L'anno prossimo a questi si aggiungeranno 220.000 euro, quota da congelare per il patto di stabilità. Quindi, non riuscendo a chiudere il bilancio, Monbaroccio, se non vuole fallire per 404.000 euro, deve per forza fondersi con Pesaro. È tutto lì, la storia è questa, non c'è altra, non ci sono a quanto pare alternative. Ricci invece, la polemica con il consigliere di Forza Italia Bettini. Ricci è un campione nel dribblare responsabilità, non interviene sul Santa Marta, spara sul resto. Smaschera, secondo il Carlino, il consigliere Bettini smaschera il primo cittadino. Andiamo sulla pagina di Fano invece del resto del Carlino. Rimpasto, raggiunto l'accordo, il 20, una convention programmatica, poi le nomine di Pesaresi e Fulvi. Che c'entra Pesaresi? Vabbè, Fanesi forse? Pesaresi, adesso non ho letto tutto il pezzo della collega Marchetti, però immagino che sia Cristian Fanesi, non Pesaresi, il titolista ha avuto un lapsus forse, adesso non lo so, bisogna leggere bene, ma non mi risulta un Pesaresi. Comunque, maggioranza compatta, insorge l'opposizione che dice sfiducia. Il settimo sigillo, il quarto assessore del PD si occuperà di lavori pubblici, giro di deleghe tra il sindaco e il vice sindaco. Nuova presidenza, confermata la nomina di Rosetta Fulvi al posto di Renato Claudio Minardi. Ok, allora questa è la pagina, diciamo, politica, la pagina politica di questa mattina sul resto del Carlino di Fano, mentre ci sono timori per il ponte tra Villanova e Calcinelli. Lo vedete in questa fotografia pubblicata questa mattina sul giornale. Ci sono tronchi e rami tra un pilone e l'altro del ponte che ostruiscono il passaggio. Se ne occupa questa mattina Sandro Franceschetti. Preoccupazioni ovviamente tra le famiglie di Montemaggiore e Saltara, perché l'autunno è alle porte e con un fiume in queste condizioni c'è da sperare che sia una stagione con poche piogge, perché altrimenti succederà un disastro. E in effetti guardate un po' come è sistemato, come è conciato questo tratto di fiume sotto il ponte. Poi andiamo sotto, perché a Marotta riprendono i corsi di ginnastica, la Libertas ti tiene in forma. Ok, poi Fano Grosseto invece, si riparte dall'ANAS, Ceriscioli, la galleria si riaprirà. Un progetto da 1 miliardo di euro con un utilizzo della viabilità esistente. Sarà pronto entro l'anno e inserito nei finanziamenti 2016-2020. Addio a Centro Italia, come abbiamo già visto nei giorni scorsi. Il raddoppio del traforo è l'opera prioritaria per aprire l'intera arteria stradale. I 5 Stelle, siamo a Fossombrone, dicono no alla REMS. Il PD la vuole realizzare per motivi economici e sottovaluta i rischi. Residenze di sicurezza che sostituiscono i manicomi criminali. Il caso Chiatti, in questi giorni il mostro di Foligno va in una REMS e se fosse venuto qui da noi, vabbè. Il rilancio commerciale consolidato, il premio al neo entrato Filippo Carboni per l'impegno profuso nel corso di questa estate. Sotto da Cagli, domenica torna la passeggiata di fine estate, terza edizione, nuovo percorso, gadget e premi per chi partecipa.
Poi sull'accoglienza, sapete che sono in arrivo altri 300-350 migranti, non basta riempire luoghi sfitti, bisogna interagire con le persone che ospiti. Parla così Don Giorgio Giorgetti. Don Giorgio Giorgetti che dice ci deve essere una responsabilità comune. Questo sacerdote da oltre 20 anni di attività in prima linea nella parrocchia a sostegno di chi non ce la fa o di chi ha bisogno d'aiuto. È il parroco di San Cassiano, per 23 anni responsabile della Caritas. L'emergenza dei migranti non è nuova per lui e soprattutto, dice, va gestita con criterio. La rassegna stampa finisce qui. Io vi ringrazio per averci seguito. Vi auguro, come sempre, una piacevole giornata. Chi può anche in compagnia dei nostri programmi, oppure chi non può seguire la televisione, può seguire gli aggiornamenti e rimanere in contatto con la realtà che ci circonda attraverso il nostro sito internet occhioalanotizia.it, sempre aggiornato ovviamente, dove troverete anche tutti i video, tutto quello che produciamo per la televisione, lo trovate on demand in qualsiasi momento voi vogliate sul portale occhioalanotizia.it. Questa sera invece alle 20:30 c'è il telegiornale Occhio alla Notizia. Grazie per averci seguito e arrivederci. Thank you.